Questo credo che sia il cortometraggio più difficile che io abbia mai girato, credo, perché ci sono delle inquadrature veramente difficili. Io ho deciso che per questo cortometraggio la trama mi importava, ma soprattutto io avrei dovuto fare cose che non avevo mai fatto. Io sono partito da un'idea. La primissima idea era il fatto che l'omicidio dovesse essere più dinamico del solito. In tutti i miei cortometraggi il colpo che uccide la vittima è soltanto uno. In questo cortometraggio io volevo che ci fossero più colpi, che la vittima soffrisse di più e soprattutto che la vittima fosse una ragazza. Ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura pensando un po' a tutti gli elementi che volevo raccontare e al fatto che volevo fare una semplice storia thriller. E prima di tutto dovevo scegliere anche l'arma di questo assassino. Non volevo un classico coltello, volevo qualcosa di più. Ho pensato alla scena di Tenebre di Dario Argento, un film di Dario Argento, dove una ragazza appunto veniva uccisa con un colpo di un'ascia. E allora ho scelto appunto l'ascia come strumento per l'assassino. Volevo un thriller abbastanza classico, con delle note un po' antiche. Poi per questo cortometraggio volevo una scena in particolare, volevo un finale molto importante. La versione finale della sceneggiatura è questa, sono 7 pagine neanche, molto corta, comunque molto dettagliata, tutta pasticciata, perché io le scene difficili, soprattutto quelle dove vengono coinvolti altri attori, preferisco prepararmele in tutto e per tutto prima di girare, quindi mi ero segnato tutto per non dimenticarmi niente, di essere sicuro, di non avere fregature sul set, no? Ho riletto la scena più volte. E poi io sul set la uso poco la sceneggiatura in realtà. A me la sceneggiatura serve per pianificare tutto prima di girare. Bene, avevo trovato la trama giusta, molto semplice, ma che mi permetteva di fare scene complicate e anche un po' folli, tant'è che nessuno era ancora convinto che io riuscissi a fare quella scena della pioggia. Come attore principale avevo scelto un mio amico. E invece non sapevo a chi far fare la vittima. Fin quando mi è capitata un'occasione, una mia compagna del liceo mi ha scritto e mi ha detto: c'è una mia amica che vorrebbe provare. Io non l'avevo mai vista, non sapevo che faccia avesse, non sapevo che voce avesse, non sapevo se fosse brava a recitare. Ho detto di sì. Gli ho detto di portare una camicia bianca perché il sangue risalta molto meglio sugli indumenti bianchi e che fosse una camicia perché non volevo bucare la maglietta. Se fosse stata una maglietta, io dovevo far uscire il sangue e per far uscire il sangue serve una canna per pompare il sangue. E avrei dovuto bucarle la maglietta e non mi andava. Invece la camicia, fra un bottone e l'altro si formano delle aperture e allora io riesco a far uscire il tubicino da queste aperture che ci sono fra un bottone e l'altro senza rovinare niente. Allora ho chiesto esplicitamente una camicia bianca, se non c'è la procuro io, fortunatamente c'era e alla fine la cosa è andata molto bene, la scena è uscita perfetta, la ragazza è stata veramente brava. Il microfono. Hai fatto partire? Yeah. Partito. Partito. Manuela, schiocca le dita. Non so schioccare. Le schiocco io. Fantastico. Mettili giù il microfono, giù. Ma Non attaccato al pavimento. scusa. Non so, scusa. Per far meno fatica, no? Lui dice al pavimento. al No, non è pavimento. vero, fatica, me ne hai schiaffato giù. Ok. Azione. Andava bene. Motore partito e azione. Se ridi così però stai Ah, è cadendo. vero, non devo ridere. La tengo io, lascia. Aspetta, dov'è che mi uccidono? Dov'è che mi uccidono? Qua Gli aperto. hanno tolti. No!
Spasmi post mortem. Spasmi post mortem, mi è piaciuta. Bravo. Ah! Non ce la fate! Mettiti lì, davanti. No, da qua, dove sono io. Tac. E su, appena salgo, schizza il sangue. E non mi arriva in faccia, vero? No. E via. Bellissima! Non è ancora 4 o 5. Sanguano. Beh, vai! Ancora una? Dai, basta! No, ancora una. Vai! Ok, adesso sei lì morta che ti prendo un po'. Mori? Poi chiudi anche gli occhi adesso, signore. Basta! Un'altra cosa molto divertente è il fatto che per queste scene di corsa io avevo la videocamera montata sul gimbal e correvo dietro l'attrice, dicevo all'attrice: spaventati, spaventati! E questa si spaventava, grida! E io gli corro dietro, la inquadro da lato, questa che corre, si sente. Era passato il treno proprio nel momento giusto. E dava ancora più ansia alla scena. Questa sta correndo dietro all'assassino a un'ascia e in più passa un treno alla velocità della luce. È veramente, veramente molto scenografico. In più, siccome dopo sono andato a fare delle riprese con il drone, che poi non ho neanche messo nel film, ho proprio messo poche riprese con il drone, non volevo esagerare. Sono andato a fare queste riprese e quando sono tornato a casa mi sono accorto che fra queste riprese c'era una bella inquadratura che tornava indietro, che prendeva la ferrovia. E in quel momento, riguardando la scena, ho visto che anche in quel caso era passato un treno. Ed era un treno uguale a quello che era passato quando stavo riprendendo la ragazza che correva. Subito, non ci ho pensato due volte, ho utilizzato anche l'immagine del drone per prendere meglio questo treno. Non lo so, sono già due film che mi capita questa coincidenza. Anche nell'impiccato non era programmato il fatto che passasse il treno, però è passato, ho detto bene, lo teniamo, sfruttiamo l'inquadratura. Molte cose uno non le può programmare, molte cose vengono casualmente e alla fine sono molto meglio di come uno aveva programmato poi l'inquadratura. Poi c'era un altro problema effettivamente, l'altro problema era l'ascia. Io volevo un'ascia classica all'inizio. Poi mio padre mi aveva detto che nella ditta dove lavoravano per provare un macchinario avevano fatto un'ascia molto complessa, tutta di metallo, e allora ho detto portamela a casa. Ed effettivamente il risultato è questo, e appena l'ho visto ho detto è perfetta, dà un tocco strano, no, al cortometraggio, e l'ho scelta subito come arma dell'assassino. Ecco, il secondo problema arriva quando l'attore che avevo appunto pensato per fare il protagonista mi dice: purtroppo non posso, devo andare in vacanza. Ma io avevo la necessità di finirlo subito, non potevo passare tutta estate per questo cortometraggio di 10 minuti. Ho detto va bene, lo faccio io. E alla fine è stata anche la scelta giusta, credo, perché ci sono delle scene dove non si può neanche programmare il giorno. Cioè, siccome ci sono delle scene sotto la pioggia, io non posso sapere quando piove, non ho mai la certezza matematica. E non posso neanche andare nei giorni in cui c'è un acquazzone, perché non voglio rovinare niente. E allora, se avessi avuto un altro attore, sarebbe stato più difficile dirgli: guarda, devi venire adesso, senza preavviso. Invece così ho recitato io e ce l'ho fatta alla perfezione. Per tutte le altre riprese non ci sono stati particolari intoppi. Abbiamo fatto come primissima scena quella della macchina da scrivere, dove io volevo uno sfondo nero, veramente nero. Volevo che non si vedesse niente, e l'abbiamo ottenuto
con dei teli che abbiamo messo intorno alla macchina da scrivere. Il problema che ho avuto è stato il fatto che la macchina da scrivere era ferma, tutto era fermo, l'inquadratura era ferma, sembrava una fotografia, non mi piaceva. Allora ho risolto muovendo un po' la lampada a destra e a sinistra. Mi ricordo che avevo visto questo effetto in Psycho di Alfred Hitchcock, quando Hitchcock inquadra il teschio alla fine le ombre cambiano e allora c'è un senso di movimento, e così ho fatto anch'io. Cambiando le ombre non sembra una fotografia. Mio papà viene a casa e mi dice: guarda che pensavo che potremmo fare anche una scena dove l'assassino affila l'ascia prima di compiere l'omicidio, e io ho accettato subito, non avrei mai pensato di avere questa opportunità. Mio papà mi ha detto che si poteva fare, io ho accettato. Siamo andati e ho girato queste inquadrature con delle angolazioni un po' strane, cercando di valorizzare le scintille piuttosto dell'ascia, no? Alcune inquadrature proprio scure dove l'unica fonte di luce effettivamente è quella delle scintille. Mio papà insisteva perché io facessi delle riprese anche all'assassino, alla sagoma dell'assassino vista da dietro. Le ho fatte, ma poi io non ero convinto, non avevo scelto io quelle inquadrature, non mi convincevano. Io volevo soltanto fare i piani delle mani, e così è stato. Poi abbiamo girato altre scene, di cui quella del ritrovamento del cadavere l'abbiamo girata più volte perché non mi convinceva. Era andato un giorno, poi la ripresa era sovraesposta, allora ho dovuto rigirarla, e fra tutte le scene è ancora quella che mi convince meno, ma non potevo fare altrimenti, perché quella scena l'ho girata senza avere effettivamente il cadavere davanti a me. Io non potevo dire alla ragazza: ciao, vieni un'altra volta, ti sporco di sangue un'altra volta e dovrai fingere ancora di farla morta. Questa mi diceva: guarda, mi è bastato una volta, arrangiati. Allora non ho avuto il coraggio e la scena l'ho fatta prendendo delle varie clip che avevo girato il giorno in cui avevo girato l'omicidio. Poi abbiamo fatto anche una ripresa molto difficile del protagonista Sam che va in bici. Io non volevo un'inquadratura fissa, volevo che l'inquadratura continuasse ad andare indietro man mano il protagonista proseguisse sulla strada, e per farlo abbiamo utilizzato una macchina. Un mio amico, perché io stavo recitando, è salito sul baule dell'auto con la videocamera messa su un gimbal per stabilizzarla, gimbal a tre assi, uno stabilizzatore elettronico per intenderci. La macchina, partendo, trascinava il mio amico che era seduto sul baule con questa videocamera, continuava ad andare indietro e io davanti in bici che facevo la scena. Mi sembra uscita molto bene, molto stabile. Partiamo con la scena dove il fiume. Abbiamo scelto il fiume Serio, che è un fiume qui vicino a dove abito, e le riprese sono state semplici di per sé. La cosa difficile era trovare la voce giusta che mi facesse la gente che si sente sotto la scena. Per farla prima ho chiesto a mio padre. Non è uscito un bel risultato. Sembrava che stesse leggendo. Effettivamente io il monologo l'avevo scritto, e quindi se uno non è bravo a recitare si sente che la cosa non è detta ma è letta, appunto, e quando si sente che qualcuno sta leggendo è bruttissimo. Quindi ho chiesto a mia zia, ma neanche lei ha avuto un risultato soddisfacente. Quindi ho chiesto ad altre persone e alla fine sono riuscito a trovare la voce giusta, che è quella che sentite nel cortometraggio, e sono davvero molto soddisfatto anche dell'interpretazione della voce della gente. Ci siamo, arriva il momento più temuto, devo girare la scena della pioggia. E siccome io avevo provato a fare la pioggia digitalmente, ma non rendeva neanche un po', la pioggia cadeva, ma non c'erano pozzanghere in giro, non c'era niente, si vedeva che era aggiunta dopo, e poi soprattutto i vetri della macchina dovevano essere pieni d'acqua, non andava bene. Allora ho detto: basta, aspettiamo un giorno in cui piove davvero. Ho preso un copri videocamera che fosse
proprio adatto per proteggere la videocamera in situazioni di pioggia, 10 euro lo trovate su Amazon. E niente, allora ho aspettato il giorno che piovesse e che non ci fosse un temporale che mi rovinasse tutto. La pioggia giusta è arrivata, io prima ho montato la videocamera sul gimbal per fare le riprese all'interno dell'auto, quelle dei finestrini dove si vede proprio la macchina proseguire per la strada. Arrivato là ho staccato dal gimbal, ho messo la videocamera sul cavalletto, l'ho coperta, ho tolto il microfono per evitare che si rompesse, sono andato a girare quella scena, è stato davvero molto difficile ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E poi abbiamo ricreato le scene all'interno dell'auto in garage. Praticamente abbiamo messo gli stessi teli della macchina da scrivere intorno ai finestrini, non attaccati, ma comunque che circondassero la macchina per evitare che si vedesse che eravamo in un garage. Abbiamo preso uno di quegli spruzzini dell'acqua e abbiamo cominciato a spruzzare l'acqua sui vetri e l'effetto comunque è ottimo. Poi per simulare il movimento in fase di montaggio gli ho messo un po' di onda su e giù per simulare appunto questo movimento dell'auto che sta andando. E poi a coronare tutto ho preso delle lampade potentissime. Io volevo che in questa scena ci fossero tanti contrasti, no? Volevo una luce potente che mi puntasse e tutto il resto doveva essere scuro. Allora ho preso una luce potentissima, ho spento tutto il resto delle luci e praticamente mi sono fatto puntare questa luce addosso e ho detto a quelli che mi stavano aiutando: bene, la luce deve muoversi, deve sembrare che ci siano delle altre macchine, che siano i fari delle auto quelli che mi accecano, no? Deve sembrare che l'auto sia in movimento e che quindi l'illuminazione cambi. Allora muovete queste lampade, ho detto, e questi miei collaboratori hanno iniziato su, giù, su, giù, su, giù, con delle lampade molto più potenti di quelle che uso solitamente. Delle lampade che per essere così potenti avevano una luce però un po' calda, quindi una luce tendente al giallo, e quindi poi dopo ho dovuto intervenire con la correzione del colore per rendere la ripresa un po' più fredda. Un'altra cosa che mi è stata molto difficile è stata anche creare il cartello della ragazza scomparsa, e per farlo ho guardato dei cartelli già pronti su internet di persone che purtroppo sono scomparse davvero. E ho copiato uno di quei cartelli e quel giorno dove è venuta la ragazza abbiamo fatto anche quelle foto in modo che poi avessi appunto materiale per fare il cartello. Tutto segnato sulla sceneggiatura. Immaginatevi tutta questa sceneggiatura tutta piena di appunti con scritto fare foto, fare foto. E io dovevo ricordarmi tutto, no? È stato difficile ma molto bello. Poi c'è un punto dove il protagonista Sam sta parlando al telefono spiegando di aver trovato il cadavere della ragazza. Ecco, ci sono delle inquadrature da dietro dove l'audio sembra più basso, appunto a indicare che ci sia qualcuno che sta spiando la scena da lontano. E per farlo non ho utilizzato un gimbal in quel caso. Ho utilizzato questo bellissimo strumento che poi qua prosegue, io lo appoggio alla spalla e riesco a fare questa inquadratura. Ovviamente l'inquadratura non l'ho potuta fare io perché stavo recitando, è stato un contrattempo ma è così. Comunque ho spiegato alla perfezione cosa doveva fare la persona che mi stava aiutando e le ho detto: vai un po' in basso, un po' di qua, un po' di là, fai sembrare che siano gli occhi di una persona che sta osservando da lontano, perché il problema del gimbal è che è troppo stabile, non dà l'idea di qualcuno che sta osservando, invece questo è un po' meno stabile e mi permette di dare davvero l'idea che sia qualcuno che sta osservando da lontano, e mi sembra uscita veramente bene la cosa. Poi siccome recito io, ho deciso di ridoppiarmi in toto praticamente, tutte le mie battute le ho ridoppiate in casa mia.
così non ho dovuto portare pesanti aste fuori. Invece quando registro con altri attori preferisco di gran lunga registrare tutto in presa diretta, perché non so se questi poi sono in grado o no di ridoppiarsi, allora in quei casi no, mentre quando recito io mi ridoppio quasi sempre. Soprattutto per le scene della macchina sarebbe stato difficile far tutto in presa diretta, perché già lo spazio era poco, già c'era tutto quel caos di cui vi ho raccontato prima, e quindi non ce l'avrei mai fatta se non mi fossi ridoppiato. Poi volevo dare un tono un po' rock al tutto. In fase di montaggio ho detto basta, non voglio la solita musica d'atmosfera calma o la solita musica che fa, non voglio questi suoni d'atmosfera, voglio proprio una musica rock, volevo una musica rock, volevo imitare Fenomena di Dario Argento, dove c'è un omicidio a un certo punto ancora di una ragazza sotto musica rock, proprio rock, rock proprio, no? Che quasi non c'entra niente, e io volevo un effetto del genere. E niente, ce l'abbiamo fatta anche questa volta con delle musiche che mi sono davvero piaciute e che si differenziano molto dallo stile un po' più calmo e più d'atmosfera che ho utilizzato nell'impiccato. Spero davvero che questo cortometraggio vi sia piaciuto e spero che la prossima volta riesca a fare ancora meglio, perché secondo me posso fare ancora di più, di sicuro, e spero di soddisfare tutti voi. Grazie mille, arrivederci a un prossimo cortometraggio.